wanna let it go. Senza mia figlia. Ma ragazzi, stiamo partendo per Roma. Alle 13.30 alla Camera dei Deputati. Io e Imma ovviamente un saluto a tutti gli amici. Ma allora, ancora una volta insieme Etti a Roma a sensibilizzare la politica nazionale ai massimi livelli, quindi oggi saremo alle 13.30 alla Camera dei Deputati e hai letto un pochettino le nostre idee, quelle che stiamo portando dei giovani ragazzi diversamente. Brava, stavolta chi le legge le porta pure a termine. Brava, no, perché è importantissimo comunque iniziare questo discorso tra la politica e i cittadini che veramente soffrono una malattia. Ovviamente chi mi parla è sempre Gianluca Attanasio, che oltre a fare il cameraman fa l'intervistatore e il martellatore. Eccolo qua, adesso sono io che faccio. Allora Gianluca, sei pronto per questa nuova avventura? Sicuramente, ma prepariamo i mondiali del 2009, speriamo di arrivare in Olanda e a fare questi 5 km. Però oggi c'è una cosa più importante da fare, quella là di parlare con la politica nazionale per far sì che si affrontino quei temi che io e Imma e altri sportivi di livello olimpico stiamo proponendo ai politici, quindi sta a loro decidere. Noi siamo in partenza da Napoli con l'Eurostar, quindi vi faremo sapere da Roma novità. Un saluto a tutti da parte di Gianluca Attanasio e da Immacolata Cerasolo, la nostra immensa campionessa olimpica, campionessa mondiale in Argentina, record a Pechino, quindi chi più ne ha più ne metta. Un saluto, ci sentiamo dopo. Vai. Gianluca, impressioni di questo incontro? Allora, innanzitutto l'intervistatrice è Imma ora, no? Siamo stati da presidente Casini e diciamo che l'incontro è andato veramente molto bene, ci siamo trattenuti a lungo al quarto piano della Camera dei Deputati negli uffici dell'UDC. Un'ottima impressione, una pacatezza da parte del presidente Casini e abbiamo discusso di alcune problematiche inerenti al problema delle disabilità in Italia e una presa di coscienza da parte della politica per questo tipo di problemi, e quindi la mia disponibilità insieme a tanti altri campioni a rivestire un ruolo fondamentale nazionale. E da domani, signori, lo vedremo così. Metti la giacca. No, la giacca, ragazzi, la giacca no. Il costume sì, ma la giacca no. Quindi anche se avrò un incarico per portare voce di chi non ha voce, ci sarà sempre il mio impegno in vasca e fuori dalla vasca. Quindi sono con Imma, ora partiamo, torniamo a Napoli e fra due secondi l'intervista di Imma Cerasolo. Andrò con Imma Cerasolo, eccoci qua. Allora Imma, che ne pensi di questo incontro con il presidente Casini? Positivo, positivo, non mi aspettavo, è stato molto umano. Aspettiamo l'esito di questo incontro. Quindi facciamo un saluto a tutti i ragazzi d'Italia. Ragazzi, come ha detto il presidente, anzi l'onorevole Sesso Rose, fioriranno e poi ha detto rappresentiamo una sola bandiera, l'Italia. Noi siamo qui per dar fastidio. Va bene, ok, perfetto ragazzi. Un saluto da parte mia di Imma Cerasolo e a tutti i ragazzi che vivono la malattia in Italia, alle famiglie che ci sono vicini. Non ci dimenticheremo mai di voi. Un saluto a tutti.